Primi vaccini anti-Covid-19 agli ultra-ottantenni al Sirai di Carboni, alla Regione, ne ha destinato 96 all'Unione dei Comuni del Sulcis, comprendente 12 comuni e circa 60.000 abitanti. Al via la vaccinazione degli ultra-ottantenni anche ad Oristano, accordo raggiunto intanto in Regione per il coinvolgimento dei medici di famiglia nella vaccinazione degli ultra-ottantenni. L'espulsione di Carla Cucu dal Movimento 5 Stelle è illegittima. Il Tribunale di Cagliari ha disposto la sospensione del provvedimento accogliendo la richiesta degli avvocati della consigliera regionale. Il Carbonia non giocherà domenica la partita con il team Nuova Florida. Il pari nel recupero tra insieme Formia e Nocerina intanto ha negato ai campani il sorpasso sul Carbonia al quarto posto. Ben ritrovati su Canale 40. Come avete appena sentito i primi vaccini ad ultra-ottantenni sono stati inoculati questa mattina all'ospedale Sirai di Carbonia. L'Unione dei Comuni del Sulcis della quale fanno parte 12 comuni, per una popolazione complessiva di circa 60.000 abitanti, ha ricevuto 96 vaccini da somministrare nell'arco di due giorni. Stamane, mentre all'interno dell'ospedale erano in corso le vaccinazioni, all'esterno della hall del Sirai abbiamo intervistato il Presidente dell'Unione dei Comuni del Sulcis, Andrea Pisano, sindaco di Giba e Giorgio Alimonda, sindaco di Porto Scuso. Sentiamo le interviste. Andrea Pisano, al Sirai finalmente per qualche vaccino, ma sono pochi, troppo pochi. Sì, sono assolutamente pochi, nel senso che noi come Unione dei Comuni abbiamo manifestato la nostra disponibilità alla Regione Sardegna di collaborare per aiutare in qualche modo l'evoluzione e il raggiungimento della massima diffusione possibile dei vaccini in questa fase 1 per gli over 80 e diciamo che siamo stati in qualche modo ascoltati subito, ci sono state poste a disposizione delle dosi di vaccino ma purtroppo insufficienti, soltanto 96 dosi per 12 comuni, quindi capite bene che... 12 comuni, 60.000 abitanti. Esatto, 60.000 abitanti, quindi capite bene che soltanto 96 vaccini per un vaccino di utenza di questo tipo è, è nulla rispetto a quelli che dobbiamo vaccinare, solo io ho 200 persone che superano gli 80 anni quindi nel mio comune, quindi eh, si, aspettiamo un'inversione di tendenza e un cambio di marcia da parte della regione. Anche perché eh, il virus non è sparito, nonostante il calo del numero dei contagi. E chi come Andrea Pisano l'ha vissuto sulla propria pelle sa a quale rischio qui si va incontro. Esatto, il, il virus continua a galoppare purtroppo, noi qui in Sardegna ancora ci stiamo salvando. E eh, si, eh, si, si pensa che, eh, si, cioè si spera che si riesca a, a contenere ancora e possiamo continuare a usufruire di questo spazio di libertà, però serve un'inversione di tendenza netta con eh, l'aumento delle dosi vaccinali, altrimenti penso che la, la situazione sia... Mh, destinata a peggiorare drasticamente. Ecco, illudersi che la zona bianca possa aver risolto tutto sarebbe un gravissimo errore, impardonabile. Assolutamente sì, Questo, la zona bianca ci ha consentito di riassaporare la libertà eh, sotto certi aspetti, però non, si, non ci si sente veramente liberi fino a quando il virus eh, circola eh, vicino a noi. Eh. Giorgia Limonda qui al SIRAI per qualche vaccino. Possiamo dire proprio qualche, assolutamente poco, troppo poco, per una realtà eh, il Sulcis che ne ha tanto bisogno, in particolare a Porto Scuso che sta vivendo una situazione di emergenza, con numeri ancora non altissimi però preoccupanti. Sì, eh, siamo riusciti a, ad ottenere questa collaborazione con l'ATS per i primi, per nel caso di Porto Scuso, do, eh, 18 vaccini per persone ultra 5, 85 anni. E però il ritmo è, è, è troppo basso perché abbiamo necessità di, di, di farne più rapidamente, di coprire di, diciamo, il piano vaccinale previsto. I comuni danno tutta la collaborazione necessaria, però non può essere eh, diciamo, rovesciato il problema. Prima. L'ATS ci deve comunicare un po' quelle che sono le loro necessità, fare il primo contatto con i, con i pazienti e successivamente se in caso non, non riuscissero a contattarli il Comune è comunque a disposizione. Ecco come sta vivendo questa situazione Porto Escuso dove è in atto un focolaio? Porto Scuso adesso ha nove casi di Covid, eravamo nuovamente scesi a zero, quindi eravamo nuovamente Covid-free, è causa di un nuovo focolaio che, che si è manifestato questi giorni, stiamo tamponando a tappeto tutti i contatti e speriamo di, di riuscire nuovamente a contenere anche questo focolaio. Come abbiamo appena sentito dal Sindaco Giorgio Alimonda, a Porto Scuso non si ferma l'incremento dei casi di positività al virus Covid-19. Due nuovi casi portano il totale degli attualmente positivi a nove. L'incremento dei due casi si è verificato ancora all'interno del focolaio individuato nei giorni scorsi, che rimane pericolosamente sotto osservazione, ancorché per il momento ancora localizzato. Le persone in quarantena obbligatoria sono diventate otto. Al via le vaccinazioni anti-Covid per gli over 80 della provincia di Oristano. Vediamo il servizio curato da Gianpaolo Cirronis. Oristano, Bauladu, Milis, San Vero Milis, Tramazza e Zetiani sono i primi paesi della provincia di Oristano nei quali da martedì 9 marzo. Avrà inizio la vaccinazione contro il coronavirus degli over 80. Il calendario è stato fissato dal Servizio di igiene e sanità pubblica, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, in collaborazione con le amministrazioni comunali. In ciascuno dei comuni verrà allestito un punto di vaccinazione mobile, in locali opportunamente attrezzati, messi a disposizione dalle amministrazioni comunali, nei quali gli operatori sanitari della ASL di Oristano, attraverso le cosiddette squadre volanti, provvederanno a inoculare i vaccini. In questa fase, rimarcano dalla ASL di Oristano, i cittadini che rientrano nel target degli over 80, saranno convocati dal personale del comune di residenza nel giorno, nella sede e nell'orario indicati. Sarà necessario portare con sé il modulo di consenso informato, debitamente compilato, che sarà reso disponibile sia presso i comuni interessati sia nel sito internet www.asloristano.it. Per la loro compilazione, nel caso fosse necessario, i cittadini potranno chiedere la collaborazione degli assistenti sociali del comune oppure, per informazioni, la consulenza del proprio medico di famiglia. Le persone che non potessero raggiungere i punti di vaccinazione per comprovati motivi di salute, come i pazienti allettati, saranno vaccinate a domicilio dagli stessi operatori del servizio di igiene e sanità pubblica. Accordo raggiunto tra l'assessorato regionale della sanità e i medici di medicina generale per la vaccinazione degli ultra-ottantenni contro il coronavirus. Vediamo dunque i termini dell'accordo in questo servizio che segue. Si è concluso ieri l'incontro con le rappresentanze dei medici di medicina generale e di continuità assistenziale per definire le modalità di un loro coinvolgimento nella campagna di vaccinazione anti-Covid. È stato un incontro positivo, ha detto l'assessore regionale della sanità Mario Niedu, nel quale abbiamo raggiunto un accordo preliminare per l'intervento dei medici di famiglia e delle guardie mediche in questa fase. Per la vaccinazione degli ultraottantenni. Siamo sicuri che le modalità concordate potranno dare un contributo prezioso alla campagna in corso. Le due categorie parteciperanno alla somministrazione delle dosi sia nei centri di vaccinazione, sia a domicilio per i pazienti allettati o che, per ragioni diverse, si dovessero trovare nella impossibilità di raggiungere le strutture sanitarie indicate per le vaccinazioni. Un aspetto importante, quest'ultimo, che va incontro alle esigenze delle categorie più fragili. Il vaccino, ha concluso l'assessore della sanità Marioniedu, è un'opportunità irrinunciabile contro la pandemia, è un diritto di tutti i sardi e nessuno sarà lasciato indietro. Diamo ora uno sguardo al consueto aggiornamento regionale. Sono 81 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna su 2.600 test eseguiti. Il rapporto tra casi positivi e tamponi eseguiti segna per l'isola un tasso di positività del 3,1%. Si registrano 4 decessi. Sono 193 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, più uno rispetto a mercoledì e 23 più 3 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 12.485. Andiamo avanti al via il potenziamento dell'assistenza e della rete di cure radioterapiche della Sardegna. Sono state avviate le procedure per l'ammodernamento tecnologico dei centri specializzati degli ospedali Businco di Cagliari, San Francesco di Nuoro e Cliniche San Pietro Sassari. Tra gli acceleratori lineari di nuova generazione che andranno a sostituire le vecchie apparecchiature, due, con la possibilità di acquistarne altre due in corso d'opera, saranno destinate alla struttura sanitaria dell'azienda ospedaliera di Rilevanza nazionale e alta specializzazione Gibruzzu e uno all'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Mentre nel reparto del presidio del capoluogo Barbaricino, dove è già presente un macchinario di nuova generazione, si procederà ad un'ulteriore implementazione dei software e della strumentazione. Bentornati in studio. Il Tribunale di Cagliari, ravvisando l'evidente illegittimità dell'espulsione dal Movimento 5 Stelle della consigliera regionale Carla Cuccu, ha disposto con decreto emesso nel pomeriggio di ieri la sospensione dell'efficacia di detto provvedimento, accogliendo l'istanza cautelare presentata dagli avvocati Patrizio Rovelli e Lorenzo Borré che hanno annunciato la decisione con una nota diffusa nel pomeriggio. Carla Cuccu era stata espulsa 20 giorni fa da Vito Crimi con un provvedimento del Comitato di Garanzia che rigettando il reclamo proposto dalla consigliera avverso il provvedimento di sospensione aveva aggravato la sanzione, deliberando la sua espulsione richiamando genericamente condotte contrarie al movimento, senza però specificare in cosa queste consistessero e senza contestarle previamente all'incolpata, violando così tra l'altro i più elementari principi del diritto di difesa. È stato inaugurato ieri il 400 anno accademico dell'Università di Cagliari. Vediamo insieme il servizio. Nel volgere del 400 anniversario della sua fondazione, questa illustre Università degli Studi di Cagliari, che per quattro secoli con intensa passione ha formato negli studi scientifici e umanistici allievi tanto numerosi e tanto grandi, ora animata da sempre nuove energie, mentre si compiace di ricordare la gloria del passato, Guarda il futuro con i migliori auspici affinché possa dedicarsi con più entusiasmo alla ricerca scientifica, alla didattica e al bene comune. Lo si legge nell'epigrafe scoperta a Palazzo Belgrano, sede del rettorato, durante la solenne cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021. Una cerimonia speciale che coincide con i 400 anni dalla fondazione dell'Ateneo. Non sono mancati gli auguri del Presidente del Consiglio al rettore Maria del Zompo. In occasione della cessazione del suo mandato da rettore, desidero manifestarle le mie felicitazioni e i più sentiti rallegramenti, ha scritto il Primo Ministro a Maria del Zompo. Ha concluso un importante percorso ed auspico per lei grandi successi e gratificazioni. Giungano a lei, ai professori e agli studenti i miei più cordiali e calorosi saluti, unitamente ai migliori auguri di buon lavoro. Non mi sono mai sentita sola, mi sono sempre sentita supportata al meglio. In base alle valutazioni del Ministero, ha rimarcato Maria del Zompo, siamo tra i primi dieci atenei italiani. Non ci siamo mai sottratti alle valutazioni e alcuni nostri processi nel lavoro sono stati presi come modello da altre amministrazioni. Abbiamo fatto battaglie importanti per difendere la dignità dell'Università di Cagliari. Andiamo ora a Sant'Antioco, all'interno del polo archeologico cittadino si trova un'enorme struttura che nelle intenzioni iniziali doveva ospitare un centro polifunzionale ed un'area convegni. Da decenni invece giace abbandonata e preda dei vandali. Vediamo il servizio curato da Federica Seris. Quando si parla di spreco di denaro pubblico, non si può non pensare alle strutture incompiute. A Sant'Antio, con il pieno del polo archeologico cittadino, a poche decine di metri dall'arena fenice e dal Toffet, sorge un'enorme struttura che a suo tempo era stata pensata come area convegni. Il fabbricato, terminato intorno al 2003, deve essere al servizio dell'intera area archeologica. La sua funzione originale prevedeva una mediateca, un centro congressuale con annesso punto di ristoro e dei laboratori al piano terra, il tutto compreso in una superficie totale di 1.300 metri quadri a piano con pertinenze esterne come le estese, verande e panoramiche. Per la sua costruzione furono spese cifre importanti, con un primo rotto di lavori costato oltre un milione di euro e un secondo da mezzo milione, ma i lavori non furono mai completati e la struttura non vide mai la luce. Si tratta in maniera vera e propria di un'incompiuta eh, e di fatto lo dimostrano anche gli atti contabili perché, già a suo tempo, non si avevano le somme per poterlo, per poterlo concludere. Probabilmente, eh, diciamo che anche in fase di progetto, si è partiti da. Faccio per dire 10, si è arrivati a 15 perché magari anche le esigenze eh, sono cambiate quindi la lungimiranza forse ha portato anche a realizzare un fabbricato più grosso di, che, di quella che era l'idea iniziale. Nel corso dei decenni la struttura è stata soggetta a numerosi atti di vandalismo i danni dei quali si sommano a quelli del recupero lo troviamo in uno, in uno stato pietoso e purtroppo bisogna recuperare anche tutti quei, eh, diciamo, tutti quei lavori che eh, purtroppo hanno bisogno di essere rimessi in campo per eh, ridargli la sua la sua funzione. Una proposta di recupero viene dal consigliere di minoranza Alberto Fois. In quella collocazione, quella struttura potrebbe effettivamente rappresentare non solo un centro di aggregazione, ma un'opportunità per il turismo congressuale che a Sant'Antico non ha delle, delle, strutture, delle strutture adeguate e quindi allo stato attuale non si può sviluppare. Le condizioni dell'immobile almeno per il momento non fanno ben sperare per un imminente recupero, vista la spesa ingente che l'opera richiederebbe, ma l'idea non è affatto accantonata. Nell'interesse dell'amministrazione sicuramente c'è quello di recuperarlo, di metterlo quindi a servizio della comunità e di tutto il polo archeologico, ma chiaramente le somme per il suo recupero o il completamento sono molto importanti, parliamo di circa un milione di euro. Ad Alghero procedono le opere sul ponte Serra e sul ponte di Fertilia. Vediamo. Vanno avanti incessantemente i lavori nel ponte Serra e in quello di Fertilia ad Alghero. Nel primo sono stati montati i tiranti che sorreggono la struttura. Si tratta di grossi cavi d'acciaio che tengono in tensione il ponte e che ora consentono di passare alla fase successiva. Dal lunedì, infatti, l'impresa esecutrice delle opere inizierà il montaggio di tutti i ponteggi indispensabili per la realizzazione dei lavori di tipo edile e di carpenteria. Buone notizie per il Ponte di Fertilia che da lunedì sarà aperto al traffico ciclo pedonale. Ultimato lo smontaggio delle vecchie passerelle in legno, sarà tracciato un percorso che consentirà il transito a ciclisti e pedoni, mentre l'impresa procederà alla verifica delle parti di sostegno sulle quali alloggeranno le nuove passerelle. Non appena questo lavoro di verifica sarà ultimato entro circa un mese, il ponte sarà riaperto al traffico completamente in attesa dell'arrivo delle nuove passerelle con elementi di pavimentazione in resina. Poliestere antisdrucciolo che dovranno essere montate previa chiusura al traffico totale, ma questa volta con minor durata. Procede a grandi passi anche la costruzione del micronido delle scuole della pietraia. La struttura costerà 450.000 euro e ospiterà 19 bimbi sotto i 3 anni. Un servizio importantissimo di qualità per il quartiere al quale, con questa iniziativa, forniamo risposte fondamentali in un settore prioritario come quello della famiglia. Queste sono le parole del sindaco Mario Conoci. Grandi vetrate, comfort, uso degli spazi all'aria aperta sono le caratteristiche dell'opera che si inserisce nell'area dove sorge la scuola elementare e c'è anche la scuola materna del quartiere. Il cronoprogramma delle opere prevede la consegna entro la fine dell'estate 2021. Continuano ad allargarsi i confini del camino minerario di Santa Barbara, un nuovo traguardo è stato raggiunto ieri nella sede della provincia di Sassari con il camino minerario di Santa Barbara del nord-ovest nel territorio della Nurra, il servizio di Giampaolo Cerronis. Dopo la presentazione della proposta progettuale per la costruzione e la gestione dell'itinerario storico, culturale, ambientale e religioso, denominato Cammino Minerario di Santa Barbara del Nord Ovest nel territorio della Nurra, avvenuta lo scorso 22 gennaio con il coordinamento della provincia di Sassari, quale capofila del progetto, ieri pomeriggio, nella Sala Angioi del Palazzo della Provincia di Sassari, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa. Tra gli assessori del turismo e della programmazione della regione Sarda, la provincia di Sassari, i Comuni di Sassari, Alghero, Porto Torres, Olmedo, Putifigari e Duri, l'Arcidiocesi di Sassari, la diocesi di Alghero-Bosa, il XIII vicariato arcivescovile della Chiesa Ortodossa, l'Associazione Pozzossella e la fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara. La proposta progettuale fa parte del progetto più generale presentato alla Regione Autonoma della Sardegna nel mese di maggio 2020 per la realizzazione di un brand identitario del turismo lento minerario della Sardegna che oltre al cammino minerario di Santa Barbara del nord-ovest comprende il cammino minerario di Santa Barbara del sud-est, il cammino minerario di Santa Barbara del centro-sud e quello già operativo nel sud-ovest della Sardegna. Voltiamo pagina, sono in crescita i clienti nei mercati di campagna amica di Coldiretti Sardegna. Sono in crescita i clienti nei mercati di campagna amica. A riferirlo è Coldiretti Sardegna, che parla di un incremento del 46% di afflusso e del 26% nello scontrino medio. Come ha spiegato il presidente Battista Qualbu, Campagna Amica ha saputo far crescere l'aspetto economico sempre accompagnato da forti valori sociali e solidali. I nostri mercati sono dei grandi punti di aggregazione, ha aggiunto, nei quali si è creato un forte legame di fiducia tra agricoltore e consumatore, costruito, grazie anche a scelte difficili, con l'allontanamento dalla rete di quelle aziende che non si sono dimostrate all'altezza di poter rispettare il patto siglato con il consumatore. Per il direttore di Fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli, si è in presenza di una grande nuova comunità basata sul patto di successo tra agricoltore e consumatore che garantisce presidio del territorio agricolo ma anche urbano, la tutela delle biodiversità, la nascita di nuovi mestieri come gli animatori dei mercati, composta da 1200 mercati, 12.000 fattorie e agriturismi, 200 orti urbani e circa 700 ristoranti. Dal 2017 al 2020 le persone che si recano nei mercati sono passate da 11.000 milioni a 16 milioni mentre lo scontrino medio è passato da 27 euro a 34 euro ma la comunità è anche solidale nell'ultimo anno ha donato alle famiglie bisognose oltre 5 milioni di prodotti a chilometro zero grazie ad una dinamica attività che ha trovato la risposta della società un progetto dedicato a studenti e studentesse che si trovino in situazioni di difficoltà e disabilità di tipo fisico, economico e logistico. A presentarlo alla Ministra per le Disabilità, Erika Stefani, è stato il rettore dell'Università di Sassari Gavino Mariotti. L'iniziativa promossa dall'Ateneo, ha dichiarato Erika Stefani, ha come obiettivo, anche attraverso la realizzazione di aule multimediali dotate di sistemi tecnologici, la connessione per una piena partecipazione degli studenti con difficoltà a tutte le dimensioni. Della vita universitaria. L'obiettivo del progetto è quello di rispondere alle molteplici esigenze degli studenti con esigenze speciali. Sono inclusi studenti e studentesse con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento, studenti in regime di detenzione iscritti al polo universitario penitenziario di UNIS, studenti vittime di abusi, calamità naturali, rifugiati politici o richiedenti asilo, studentesse in stato di gravidanza o studenti per i quali sussistano impedimenti temporanei. Il sindaco di Oristano Andrea Luzzu ha incontrato a Palazzo Campus il nuovo questore di Oristano Giuseppe Giardina. Tra i temi trattati l'ordine alla sicurezza pubblica del territorio, l'attuazione di speciali servizi per la sicurezza della città, con particolare attenzione alle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus. Il sindaco Luzzu e il questore Giardina hanno garantito il massimo della collaborazione istituzionale nel rispetto delle leggi, delle tradizioni e dei rispettivi ruoli. Per per mantenere sempre alto il livello di attenzione sotto l'aspetto della sicurezza e dell'ordine pubblico, che ha consentito ad Oristano di meritare il titolo di città più sicura d'Italia. Ed ora la cronaca, non si fermano le truffe online, questa mattina a San Sperate a seguito della denuncia a Querela presentata da un 37enne agricoltore del luogo, i carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà per truffa aggravata un 41enne originario di Tivoli che dopo aver incassato dal denunciante la somma totale di Euro 594 tramite una ricarica di una sua carta postale per l'acquisto di un motore per trattore posto in vendita su un sito internet, non ha Inviato quanto pattuito ed acquistato dalla controparte, rendendosi successivamente irreperibile. Ieri pomeriggio i carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Villanova e Stampace, con l'impiego di sette pattuglie complessive delle stazioni di Villanova e Stampace, nonché della stazione radiomobile della stessa compagnia. I controlli erano mirati a monitorare un fenomeno in ampia e rapida diffusione, quello della presenza su strade a marciapiedi di monopattini elettrici incentivati da recenti sussidi di Stato. I militari hanno identificato 28 persone, 27 delle quali a bordo dei rispettivi monopattini elettrici. Nei confronti di un 19enne è stata elevata una sanzione amministrativa per inosservanza degli obblighi imposti dalla segnaletica verticale, sorpreso a marciare contro mano. Lo IERFOP, Istituto Europeo Ricerca, Formazione e Orientamento Professionale ONLUS, nell'ambito di progetti tra natura e tradizione, ha inaugurato ieri il primo corso esperienziale sugli itinerari gastronomici. Tra gli obiettivi, suggerire e indicare buone pratiche alimentari ed una corretta alimentazione come cardini basilari per una vita in salute. Ancora, stimolare profonde riflessioni sull'importanza degli stili nutrizionali nella promozione di una cultura positiva dell'alimentazione, ma soprattutto a attraverso lezioni teoriche e pratiche, promuovere l'apprendimento di abilità e competenze per preparare in totale autonomia il proprio cibo quotidiano e rendere le persone con disabilità sensoriali, visive, congenite e acquisite protagoniste nello sviluppo di un personale qualitativo progetto di vita. Lunedì 8 marzo dalle 8 alle 13.30 la pista ciclabile che parte dalla località Ponti presso il faro di Porto Ponte Romano fino alla località Corrulongu verrà temporaneamente interdetta per consentire lo svolgimento della prova fisica e inserita nell'ambito del concorso pubblico indetto dal Comune di Sant'Antioco, valevole per l'assunzione di un istruttore direttivo di vigilanza a tempo indeterminato e pieno. I candidati dovranno cimentarsi in una corsa di 1000 metri che richiede spazi sicuri e consoni, quali sono appunto quelli della pista ciclabile. Proseguono intanto a Bosa le attività di microcipatura dei cani in collaborazione con la ASL numero 5 di Oristano. Nell'ultima giornata ne sono stati microcipati 44, mentre 42 sono stati sterilizzati. Un risultato che sicuramente porterà al loro maggior benessere, ha dichiarato l'assessora Piera Addis. Ricordiamo l'importanza delle sterilizzazioni, non solo per evitare le nascite, ma anche per scongiurare l'insorgenza di tumori e malattie all'apparato genitale e le gravi conseguenze che ciò comporta soprattutto per i cani ricoverati in strutture, che sicuramente non ricevono le attenzioni dei cani adottati che vivono in famiglia. Allo studio c'è anche la realizzazione di un canile. Andiamo a Nuoro. Il sindaco Andrea Sotto ha dato il via libera per l'utilizzo dello stadio Frogheri alle associazioni e alle società sportive. L'iniziativa, in collaborazione con la Nuorese Calcio, che gestisce l'impianto, nasce a seguito della chiusura del campo scuola per dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza e dall'esigenza di trovare un luogo idoneo per gli allenamenti e la pratica sportiva per i tanti appassionati nuoresi. Le associazioni e le società sportive potranno dunque allenarsi nell'impianto di via Aosta fino al 31 marzo prossimo, chiudiamo con lo sport questa edizione. L'insieme Formia ha raggiunto la nocerina 6 minuti dalla fine del recupero disputato ieri ed ha impedito alla squadra campana di scavalcare il Carboni al quarto posto nel girone G del campionato di Serie D. Vediamo il servizio curato da Giampaolo Cerronis. È terminata in parità 1 1 ieri pomeriggio la partita tra Insieme Formia e Nocerina, recupero della dodicesima giornata di andata del girone G del campionato di Serie D. La Nocerina è passata in vantaggio con Gaetano D'Ammarco al trentesimo del primo tempo. L'insieme Formia ha pareggiato al trentanovesimo della ripresa con un gol realizzato su calcio di rigore da Matteo Zonfrilli. L'insieme Formia ha giocato in 10 uomini dal diciottesimo del secondo tempo per l'espulsione di Osvaldo Iorio Forestero e ha quindi rimontato quando si trovava in inferiorità numerica. Con questo risultato la Nocerina sale a quota 32 punti, sempre al quinto posto, un punto dietro il Carbonia, ma con una partita ancora da recuperare. L'insieme Formia sale a quota 27 punti, sempre al nono posto e pure con una partita da recuperare. Entrambe dovranno giocare il recupero contro il Giuliano. Ricordiamo infine che è stata rinviata la partita che il Carbonia avrebbe dovuto giocare domenica prossima per la quarta giornata del giorno di ritorno a Sant'Adi contro il Team Nuova Fondazione. Florida su richiesta della Società Laziale che si trova alle prese con casi di positività al Covid-19. E tutto si chiude qui il nostro telegiornale odierno, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani e di domenica e con Noasa in corso il nostro telegiornale in lingua sarda. Vi ringrazio per l'attenzione e per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci e buon fine settimana.